Salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale. Come vedete mi è arrivato questo bel pacchettino che contiene due figure che volevo da tanto tempo e adesso diciamo è riesplosa una certa febbre e mi sono deciso a prenderle. Ma direi di non perdere altro tempo, posizioniamo un attimo il nostro pacchettino qui, un po' sporchino però, quello è un pacco che ha viaggiato quindi è normale. Prendiamo il nostro fedelissimo Logan e proviamo ad aprirlo qui in diretta, non usiamo poteri magici o cose varie questa volta. Si apre che è un piacere questo pacco, quindi non c'è alcuna difficoltà. Oh, perfetto, ed eccoci qua ragazzi, che si può spalancare il pacco e all'interno rivela il contenuto. In questo momento lo sto vedendo solo io ovviamente, ma adesso lo mettiamo qui e ve lo farò vedere con calma. Allora, sono due figure molto vecchie, le confezioni sono ridotte abbastanza male, ma di quello non me ne frega nulla sinceramente perché non mi interessava la confezione. Allora, questa qui è un po' nascosta ragazzi, però si può leggere il suo nome qui. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Vincent Valentine per la linea Play Hearts, la prima linea di figure dedicate a Final Fantasy VII. Non la primissima, ma diciamo la prima linea di figure Play Hearts intendevo. Comunque ragazzi, vi dicevo, questo qui è in confezione, sì, per modo di dire, perché all'interno vedete imballato, diciamo, in un modo un po' strano. Comunque, andiamo a vedere se la figure, diciamo, è in condizioni decenti. Ah, ok, non c'è bisogno di tagliare nulla. Ecco qua, dovrebbe essere in condizioni decenti perché me ne sono assicurato prima di acquistarla. Comunque, eccolo qua, dovrebbe essere completo, sì, all'interno c'è la basetta. Sì, è in condizioni più che decenti ragazzi, più che decenti. Ah, non mi aspettavo questa roba qui, assurda, di cosa sto parlando? Di questo, il mantello praticamente è rigido, me lo aspettavo tutta la vita in plastica morbida, invece no. Eccolo qua ragazzi, Vincent Valentine. Questo è il suo primo design, il design originale da Final Fantasy VII. Quello che vediamo oggi è molto diverso. Simile ovviamente perché non hanno stravolto il personaggio, ma questo qui è un po' più retro, diciamo. Bellissimo veramente. Tra l'altro forse ha i capelli anche un po' più lunghi. Spettacolo. Ma attenzione ragazzi, perché qui c'è un altro personaggio a dir poco iconico. E stiamo parlando niente poco di meno che, togliamo di mezzo la confezione, qui lo scatolo, di Sephiroth, sempre nel design originale dal Final Fantasy VII, dal primo Final Fantasy VII. Dopo che ho giocato il remake, ragazzi, mi si è riaccesa questa fiamma che si era assopita per un po' di tempo, ma mi sono messo a tentare di recuperare queste vecchie figure, di cui tra l'altro al momento mi manca solo Yuffie. Questo qui, come vedete, comunque è messo un bel po' meglio di Vincent anche per quanto riguarda la confezione. Speriamo che la figura anche lo tiriamo fuori. Poi fatemi sapere ragazzi ovviamente se volete la recensione sul canale, chiaramente. Ecco qua, beh sì, questo c'ha la confezione tutta bella precisa. Lo spadone, la Masamune, guardate quanto cazzo è grande ragazzi, lunghissima. Ed ecco qui il Sephiroth, ah questo qui è plastica morbida fortunatamente. Me lo guardo un secondo anch'io, benissimo, messo benissimo ragazzi. Ecco qua i due recuperi, e che recuperi ragazzi. Io le ho prese subito queste figure appena le ho viste su eBay, ho provato a contrattare un po' però... Non mi rendo conto che non si può più contrattare più di tanto per queste figure. Perché? Perché stanno salendo di prezzo, ovviamente è uscito il nuovo gioco e quindi anche le figure, anche quelle più vecchie, a maggior ragione quelle più vecchie, salgono di prezzo. Sono riuscito a beccarle, diciamo, 100 euro entrambe. Una cifra considerevole, ma per questi personaggi in particolare ci sta. È molto difficile trovare qualcosa di meglio. Comunque ragazzi, questo è il bottino di oggi, io sono contentissimo di averli finalmente recuperati, bellissime. Queste figure, anche se sono vecchiotte ragazzi, sono fatte veramente, veramente bene. Detto questo, ripeto, fatemi sapere se volete la recensione di queste due figure con un video più approfondito ovviamente sul canale, lasciatemi quindi un commentino qui sotto, il like al video è sempre gratissimo, così come anche la condivisione. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara, da Vincent e Sephiroth, e collezionate sempre!